venne acquistato dalla Reggiana Calcio, allora in Serie A, un ragazzo venuto dal gelo della grande madre Russia, Igor Simutenko. Era nato nel pieno della Guerra Fredda, nel 1973, a Mosca, e fu cresciuto nello sport di regime, vivendo in prima persona la sua fase decadente e inseguendone poi le glorie fuori dai patri confini, che dovette sembrargli familiare, la Reggio Emilia post-sovietica, in cui iniziò la carriera oltre Cortina, con tutte quelle vie dai nomi inconsueti in Occidente, un Occidente provinciale umido dalla strana passione per un comunismo irraggiungibile. Il ragazzo che veniva dalla Guerra Fredda, che aveva visto Leonida Brezhnev, Konstantin Chernenko, Yuri Andropov e Mikhail Gorbaciov andarsene pian piano, a 20 anni era la stella della Dinamo Mosca, la squadra in cui giocava da sempre e dove, conquistato il posto da titolare, segnò 24 reti in una sola stagione. Vinse la classifica dei marcatori catapultandosi immediatamente nel calcio che conta dalla porta di servizio. La Reggiana di Franco Dalcin, allenata da Pippo Marchioro. Mezza punta leggera e velocissima, Igor fece però una fatica boia ad adattarsi alle difese del nostro calcio maschio e intimidatorio. Difese a cui non si adeguò mai del tutto. Con un fisico alle Inzaghi, la faccia da bimbo e un caschetto biondo da Brev Ragaz, conquistò simpatie universali in città. Ma il suo talento precoce non trovò mai davvero un reale sbocco in quella squadretta che andava e veniva tra Serie A e Serie B, cambiava giocatori ogni 3x2 e che non ebbe mai una visibilità significativa al di fuori del suo territorio. Eppure, in quei 4 anni a Reggio Emilia, l'amore dei tifosi non gli mancò mai. Nonostante le follie societarie, le retrocessioni, le delusioni, è uno stadio nuovo, enorme e bellissimo, ora quasi sempre vuoto. Il primo stadio in Italia costruito direttamente da un club, con buona pace dei gobbi e del loro luccicante investimento immobiliare. A Igor non piaceva la Serie B. Era pur sempre un titolare della nazionale del suo paese e aveva solo 25 anni. E quando ebbe la possibilità di trasferirsi in prestito al Bologna, non se la fece sfuggire. Forse sperava davvero una svolta. Ma anche un po' più in là sulla via Emilia, le cose non andarono come sperava. Ma a Reggio Emilia tutti continuammo a tifare per lui, che nel frattempo giocò un brillante campionato europeo con la Russia. Il talentino mai esploso, che non era una punta, né una mezza punta, né un trequartista, né un tornante, né un cantante, e che ancora cercava un posto adeguato alla sua classe e alle sue potenzialità, venne accantonato per far posto a gente come i suoi amici Shalimov e Kolivanov. Quella sterminata rosa bolognese, Igor Simutenko veniva dimenticato quasi sempre in fondo alla panchina, se non direttamente a casa. Carletto Mazzone, che lo allenava, non ricordava neppure bene il suo nome. Per tutti al campo era Simutenko, Simutenko, senza V e anche senza L finale, che di gol nemmeno l'ombra. Non era felice al Bologna, il ragazzo venuto dal freddo, lo sapevano tutti. Poi un giorno
mise piede in campo a fine campionato, in una partita che non contava nulla per la classifica, ma tutto per lui, che avrebbe dovuto trovare un'altra squadra alla fine di quella stagione. Entrò come se dovesse giocare la finale di un mondiale, non l'ultima di campionato, dove sia al Bologna che alla Sampdoria bastava un pareggio privo di rischi. Igor invece si dà l'anima là davanti, con compagni ed avversari sbalorditi. Ad un certo punto in area di rigore venne contrastato da un difensore e non trovò di meglio che buttarsi a terra con una simulazione imbarazzante. L'arbitro la beppe e Ingesson realizzò il rigore che condannò inopinatamente la Sampdoria alla serie inferiore. E Igor ha un altro campionato che in Italia sarebbe diventato rischioso rimanere. E allora per 2 miliardi di lire, dal Cillo vendette al Tenerife, regalandogli mare e sole dell'isola africana di proprietà spagnola. Ma anche tra le palme, Igor non ebbe miglior gloria. Infortuni vari e una nuova retrocessione lo convinsero a smettere di sognare una vita da sovrano del football, accontentandosi di un ruolo comprimario, comunque ben pagato. Archiviata anche la Spagna, emigrò, primo ex sovietico, nella Major League americana, dove per 3 anni militò nei Kansas City Wizards, senza lasciare molte tracce, se non in qualche ospedale per i soliti infortuni di cui era vittima costante. Superati i 30 anni, fece ritorno in patria per una breve comparsata a Rubin Kazan e un ultimo spettacolo al Voronezh, nella mestissima seconda serie russa. Ma finita una carriera non certo clamorosa, Igor ha trovato un nuovo spazio sorprendente, in qualche modo rilanciandosi nel mondo che lo aveva troppo spesso lasciato lì, nel limbo di chi non ce l'ha fatta veramente. E allora oggi l'assistente personale, nonché il traduttore e interprete ufficiale di Luciano Spalletti allo Zenit di San Pietroburgo, una delle più importanti squadre russe. Ed è bellissimo vederlo in giro per l'Europa seduto in panca, senza dover più elemosinare di poter giocare almeno un poco. A Reggio Emilia, Igor Vitalievich Simiutenkov possiede ancora una casetta in via Beloiannis, perché qui gli si vuole sempre molto bene. E ancora ricordiamo volentieri un Reggiana Milan di Coppa Italia, in cui il ragazzo venuto dagli Urali fece un tunnel a Franco Baresi. Sì signore. E poi andò in gol sotto al suo naso. Una cosa che in provincia non si è vista quasi mai.